E allora, bene amici, fratelli della congrega, che giorno è oggi? Chissà, chissà, chissà. Un attimo. A Kathmandu. Lupo va a guaire. Ma che voleva dire? Kathmandu, tu non c'eri, no, non più. A proposito di Uomini di Roma, stamattina su Radio Capital è passato questo e dovrebbero finalmente eliminare tutti questi personaggi che non si sanno reinventare, che continuano a ragionare in maniera pedestre, persone malate anche di sciatteria. Cosa pensate di Shutter Island? Ma che sto dicendo? Andiamo avanti, altrimenti incorreremo nel copyright. Senti quest'altro. C'ha due occhi. Allora, dai, se no incorro nel copyright. Tu forse copierai. Perché c'hai gli occhi come arma, Senti questo, un sì. abbraccio Enrico. Ma sì, vabbè Enrico, ci puoi provare. Non garantisco sui risultati, però tu provaci. E poi ti Ma che ci chiede deve Cristiano provare? invece, se Cristiano? voleva È un rispondere. bravo Ah, Cristiano, Cristiano questo è un dice po' un che è contento che Enrico puccellino. faccia ricevere i complimenti, I perché tempo go, i fa, quando complimenti. andava da questa ragazza al bar, gli Sentite. faceva il caffè soltanto se le diceva Abbona, fammi un Ma caffè. non ci crede Ecco, nessuno. Cristiano no, Abona non si dice, Ma no, che l'ha poi fa detto, si proprio dice. l'indipende come se erano amici, no, Amici sembra molto che un po' intimi, giusto, mi eh? dicesse Abbona, Abona e lui sarebbe state contento. buoni, non facciamo con la Allora, curva in sud, studio a casa dice comunque. Bisogna sentire la testa Maurizio di ciascuno Costanzo. bene. È vero, se alla ragazza barista faceva piacere, sono La contento ragazza io, però faceva piacere no, come? Non questo solo mi il hanno caffè smentito. Fammi bollente. capire se stai scavalcando un confine, se stai dando per la E se tu prostituta, invece come stai tutti cavalcando, quanti. eh? Lui, guarda che ci sta scrivendo, mi trovavo a lavorare a Milano e lei pretendeva che le dicessi Ah Abona. sì, a Milano diceva Bora, Ecco, perché anche a ma me piace era molto sentire uno che parlare era di andato lì. Abona, per quello Emigrati, dici, eh? Sempre sto emigrati, chiedendo Enrico. emigrati, emirati arabi. Vabbè, salutaci come sai fare solo tu. Vabbè, Abona, Arabica, dai, che c'è? Di dovete caffè, conoscere la il barista. primo e insomma, dai. Abona! A belli, a domani. Ma andate A a pigliarmelo domani, interculo, ciao. eh. Le mattine di Radio Capo. Che belle mattine. Mettono pipe. Dai, cantiamo. Cantiamo col grande Rino Ceronte. Rino Gaetano. Conoscevate quel calciatore? Lo conoscete? Ma è morto. Gaetano Scirea. E allora andiamo con la versione del falò. Sarà una buona versione, ma chissà. Lei che fa nella vita? È studente ancora? Traduce le versioni? Non c'è verso. Io fui un uomo introverso, ma scrivo anche grandi versi. E adesso sono estroversissimo. Superlativo, scusi. Chi vive in baracco, eh? Questo è uno che si arrabbia. È venuta una struzzetta. Chi vive in baracco? Un attimo, è partito in quinta. Chi vive in baracca? Chi suda il salario? Chi ama l'amore? I sogni di gloria? Chi ruba pensioni? Chi ha scarsa memoria? I sogni di gloria, i sogni di Alessandro invece. Chi mangia una volta? Chi tira il bersaglio? Chi vuole l'aumento? Chi gioca a Sanremo, chi porta gli occhiali, chi va sotto un treno, chi ama la zia, chi ama la zia, dov'è? Dove è andato in bagno? No, chi va a porta via, chi ama, chi trova scontato, chi come ha trovato, ma il cielo è sempre più blu, e Marcello invece ha un buon uccello. Che poi Anita Ekberg nella Dolce Vita dice Marcello, no, no, dice uccello, come here. Chi sogna i milioni? Ehi! Chi sogna i milioni? Sono anche quelli che sognano i miliardi, eh? Chi gioca d'azzardo?
che gioca coi fili che ha fatto l'indiano, chi fa il contadino, chi spazza i cortili, chi ruba, chi lotta, chi ha fatto la spia, na 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 na. Ma il cielo è sempre più blu, oh, 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 oh. Cielo è sempre più blu, oh, 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 oh. Andiamo avanti, dai. Chi ha assunto alla zecca, chi ha fatto cilecca, chi ha crisi interiori, chi scava nei cuori, chi legge la mano, chi regna sovrano, chi suda, chi lotta, chi mangia una volta, chi gli manca la casa, chi vive da solo, chi prende assai poco come un pallone, chi gioca col fuoco, chi vive in Calabria, chi vive d'amore, chi ha fatto la guerra, chi prende i 60, chi arriva agli 80, chi muore al lavoro. Na 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 na, interpretazione un po' così qui, eh. Ma il cielo è sempre, sempre più blu. Il cielo è sempre più blu. E sul cielo è sempre più piccolo, vero? Chi ha assicurato? Chi ha il culo parato come Jennifer Lopez, chi ce l'ha assicurato, adesso viene inculata di nuovo da Ben Affleck, ah boh, Ben, questa interpretazione fa pena, chi è Napoleone che grida al ladro, chi ha l'antifurto, chi ha fatto un bel quadro, chi scrive sui muri, chi reagisce distinto, chi ha perso, chi ha vinto, chi mangia una volta, come, mangia solo una volta? Bah. Stato felice e contento, chi come ha trovato, chi tutto sabato, ecco, chi sono i milioni, ecco, chi gioca d'azzardo, è andato così, ma va a gol. Chi è stato multato, c'è anche chi è stato ammutolito, ecco, chi deve pagare il mutuo, chi è muto perché è stato ammutolito, chi è stato mutilato anche, veramente? Chi scrive poesie, chi tira le reti, e ci sono anche quelli che guarda le donne con le calze a rete e non ci tira. Periodo di forti malinconie, di brezze marine, di freddo polare, versione Loredana Bertè o Enrico Ruggeri. Avete messo i maglioncini, ragazzini, come vecchiettini? Il mare d'inverno, il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV, è verso l'interno, è qualche nuvola dal cielo che si butta giù, sabbia bagnata, è una lettera che il vento sta portando via. Puntini invisibili, rincorsi dai cani, stanche parabole di vecchi gabbiani, e io che rimango qui solo a cercare un caffè, solo, sola, dipende dalla versione, no? Il mare d'inverno è un concetto che il pensiero non considera, è poco moderno, qualcosa che nessuno mai desidera. Alberghi chiusi, manifesti già sbiaditi di pubblicità, macchine tracciano solchi su strade dove la pioggia d'estate non cade, e io che non riesco nemmeno a parlare con me. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via. Mare, mare, e qui non viene mai nessuno a farci compagnia. Mare, mare,
Non ti posso guardare così perché e questo vento agita anche me. Questo vento agita anche me. Passerà il freddo, la spiaggia lentamente si colorerà. La radio e i giornali e una musica banale si diffonderà. Nuove avventure e discoteche illuminate piene di bugie. Ma verso sera uno strano concerto e un ombrellone che rimane aperto, un tuffo perplesso in momenti vissuti di già un tuffo, e ho detto, ma sì, va bene così. E mare, e non viene mai nessuno a trascinarmi via. Mare, mare, e qui non viene mai nessuno a farci compagnia. Mare, mare, e non ti posso guardare così perché e questo vento agita anche me. E questo vento agita anche me. E mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via.